Lei è referente di Città Educativa Vallo di Diano. Quali sono i progetti che state portando avanti? Abbiamo dato il nostro contributo come Città Educativa a quella consulta nazionale che ha fatto Renzi sulla buona scuola. Inizieremo questo discorso delle scuole sane, perché sull'alimentazione, sulle attività, sui laboratori che portano avanti le scuole, noi vogliamo creare una rete dello stile di vita sano nel Vallo di Diano. Quindi informeremo i dirigenti, avremo un incontro e ne discuteremo con loro. E anche sulla legalità e soprattutto sulla sicurezza, la città educativa ha in animo una progettazione che sottoporrà tramite un atto deliberativo della Comunità Montana al Presidente della Giunta regionale. Se parliamo di attività di sorveglianza, di attività di sicurezza, c'è solo il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza presso la Prefettura di Salerno. Significa che si sta operando su 158 comuni, cosa che io ritengo molto dispersivo. Per cui la proposta è questa: perché non creiamo gli ambiti territoriali dell'ordine e della sicurezza sul tipo, non so, degli ATO, dei piani di zona, e poi sui disturbi specifici di apprendimento. Cioè la Regione Campania è l'unica regione che non ha una legge sui disturbi, per cui ha fatto sì un protocollo con l'ufficio scolastico regionale, però manca di questo dato importante che può portare anche tranquillità al corpo docente. Poi c'è lo psicologo del territorio, lo stesso un altro sostegno che devono avere i docenti, perché i problemi ci sono e non ci rendiamo conto della fattore immigrazione che esiste in questo territorio. Noi abbiamo nelle scuole 327 bambini immigrati che frequentano su una popolazione di 8.700 alunni, quindi siamo al 3%. Mancano i mediatori culturali. Un insegnante che si trova in una situazione di un bambino appena arrivato, ma come fa a dialogare se non c'è il mediatore culturale o interculturale? Quindi il piano di zona, che dovrebbe interessarsi di questo, dorme, lasciamolo tranquillo e i problemi ci stanno.